Oggi parlo di uno dei momenti più importanti della mia vita. Parlo di Anna. Come dimenticarlo? L'ho vista la prima volta un sabato pomeriggio. Pioveva a dirotto e stavo camminando per le vie del centro. Ho alzato lo sguardo. Ho visto il suo sorriso. L'ho cercata a lungo e l'ho rivista alla fermata del tram. Da quel momento è iniziata la nostra storia. Abbiamo passato anni meravigliosi insieme, ci compensavamo a vicenda. Ma le cose belle non durano per sempre, e subiscono un cambiamento. E per noi il cambiamento è stata la malattia di Anna. Certo, non è stata immediata, ma ha distrutto ogni cosa. All'inizio erano brevi e sporadici vuoti, che poi si sono ripetuti per sempre in continuazione. In uno dei suoi momenti di lucidità, Anna mi aveva chiesto di registrare le nostre memorie. Io gli ho detto che non ce n'era bisogno, che ci sarei stato io per lei a ricordarle tutto. Dovevo ascoltarla, stupido. Se io le avessi dato ascolto, forse sarebbe stato diverso. Eravamo arrivati a un punto in cui io ero diventato un estraneo per lei. Non credeva più alle mie parole. La malattia le aveva preso tutto e le aveva lasciato soltanto un corpo gracile e vuoto. E ben presto anche il corpo se ne andò. A un anno di distanza dalla sua morte hanno diagnosticato anche a me l'Alzheimer e i medici hanno detto che fra 8 o 9 mesi non riuscirò a ricordare più nulla. Non voglio ripetere lo stesso sbaglio già fatto. Voglio registrare i nostri ricordi perché voglio provare a non dimenticare. L'ho già persa una volta. E non voglio perdere anche il ricordo di me e d'Anna. Oggi parlo di uno dei momenti più importanti della mia vita. Parlo di Anna.